Vuoi fare una domanda? Sì, volevo fare una domanda al ministro Mauro. No, perché io ho seguito con attenzione suo discorso sulla mancanza di risorse, siamo in crisi, no? Per accogliere questa gente che fugge dai luoghi di guerra, fondamentalmente. Ci sono solo due motovedette, no? Anche la marina scarseggia di risorse, la marina militare italiana. Quindi? E quindi perché noi ci compriamo gli F-35 caccia bombardieri, armi da guerra, armi che servono a fare quelle guerre da cui questi disperati sono costretti a fuggire? Perché i soldi per le armi da guerra le troviamo? Se capisci, se Perché capisci. le troviamo per i sommergibili? Non usiamo la parola guerra troppo perché sennò Mauro quando sente guerra è duro. Allora, la domanda è chiara, cioè i soldi mancano, le Domanda risorse chiara che scarseggiano. merita una risposta altrettanto chiara. Intanto le navi che servono per quel tipo di attività sono navi da guerra, non sono motovedette. Compriamo quelle. La nave Libra, la nave Cigala Fulgosi, la nave Chimera, cioè le navi che stanno operando, anche la nave che si aggiungerà a mezzanotte. La nave Cassiopea, che è dotata dalla camera iperbarica che porta i palombari per recuperare le salme, Anche i sommergibili sono nucleari nave da che stiamo guerra. comprando per accattare i cadaveri sul fondo del Posso mare. rispondere? Prego. Grazie. E ha fatto un passaggio, Mauro, che secondo me merita una risposta entrando nel merito, proprio fino in fondo. Perché abbiamo un'aviazione militare? Perché abbiamo una marina militare? Perché siamo armati? E perché pensiamo che questo possa servire quando abbiamo scritto nell'articolo 11 della Costituzione che rifiutiamo la guerra come Ripudiamo la strumento guerra, per la ripudiamo. risoluzione delle controversie? Credo che dobbiamo veramente cercare di capire dove stiamo vivendo e che cosa siamo chiamati a fare. Io sono fortemente convinto che lo scopo della convivenza civile della comunità internazionale è perseguire attraverso la giustizia la pace. Per fare questo, c'è un tempo, che è quello del contenimento dei conflitti, che serve a creare le condizioni per la pace. Perché il contenimento dei conflitti serva, e poi cercherò di dettagliare con degli esempi, bisogna avere una logica di responsabilità, che vuol dire mettersi in mezzo. Io sono nato in un piccolo paese del sud e tante volte nel vicolo scoppia la rissa. E quando tu ti metti in mezzo a una rissa che magari è tra familiari, rischi un pugno e rischi anche una coltellata. Stare in mezzo è una logica di responsabilità, interporsi a questa logica di responsabilità. Prendiamo l'aspetto più controverso o alcuni degli aspetti più controversi. Siamo in Afghanistan da 10 anni, abbiamo perso 54 uomini. Siamo in Afghanistan da 10 anni, quando siamo arrivati c'era 1 milione di studenti, tutti maschi, perché i talebani volevano così che andava a scuola. Oggi ci sono 9 milioni di studenti e il 40% sono donne. Abbiamo costruito lì, da quando è iniziata ISAF, la missione internazionale voluta dalla NATO, 120 ospedali e sono stati fatti 24.000 chilometri tra strade ferrate e strade che hanno reso possibile, facendo rinascere le imprese all'Afghanistan, di crescere del 9% l'anno. Ma soprattutto stiamo in Afghanistan da 10 anni, ma siamo da 20 in Bosnia, da 15 in Kosovo, da 34 in Chapeau. Libano e da 34 in Chapeau. Libano. Certo, perché non hai i tempi e i modi che tu puoi immaginare, quello di Non si accompagnare i costruiscono popoli per fare scuole la con i pace. cacciabombardieri, si distruggono nel suo Questa paese, è demagogia nella ridicola. rissa del suo Questa è paese. Non è demagogia venuto nessun ridicola. cacciabombardiere a radere al Non suolo il avete il paese. cuore per volere la pace. Perché la pace siete abituate a farla nei salotti, ma non No, capite io che ero in cosa vuol Afghanistan, dire. non ero in salotto, Se sei caro stato in ministro Mauro. Afghanistan, sai che cosa vuol dire E li ho visti gli rispondere. effetti della Sai che vostra cosa vuol pace. dire rispondere ai problemi della gente. Bene, bene, Però bene. mi consenta, perché questo è un No, ma è stato passaggio chiaro, non è che estremamente possiamo fare fino a delicato. mezzanotte. No, io Abbiamo capito. voglio solo dire una Se cosa. avesse detto anche perché serviva l'F-35 sarebbe stato Esattamente. completo, insomma. Questo Se lei io mi dà altri 20 cerco secondi sempre lo di. posso fare. Perché Semplicemente se perché no avendo, dobbiamo per le ragioni che ho entrare, diciamo, spiegato, nelle. un'aviazione militare, avevamo anche, abbiamo ancora, e volano da 40 anni, dal 1973, degli aerei che si chiamano Tornado e degli aerei che si chiamano MX.
Questi aerei, che sono in assoluto lo strumento che più l'Italia ha utilizzato nelle missioni internazionali di pace e di peacekeeping, cioè sono quelli che hanno lavorato di più e sono serviti di più, devono essere sostituiti perché vanno in pensione. Ne togliamo 256, vengono sostituiti con 90. O se il Parlamento deciderà diversamente, di più o di meno. E però il Parlamento, allora. Parlamento a giugno aveva fatto una mozione dicendo che si bloccavano gli acquisti fino a che non finisce lo studio, la commissione di studio sui sistemi d'arma, e oggi si è scoperto che invece continuate a comprarli infischiandovene di quello studio. No. Quando il Pentagono esprime dubbi fortissimi sull'efficacia di quegli aerei, non è un discorso di pacifismo, è un discorso di risorse anche. È un discorso molto chiaro anche questo, e c'è una risposta molto chiara anche per questo. Una cosa su questo tema velocissimo, mi fate parlare. Perché aerei, non aerei, aiuti, non aiuti, ma questo problema l'Italia l'aveva risolto una volta sola nel corso di, da quando è scattata questa emergenza drammatica, e andando a trattare col diavolo. Perché il problema non puoi risolverlo quando questi arrivano, lo devi risolvere perché non devono partire, soprattutto non devono partire in quel modo. Allora, quando il governo Berlusconi e Maroni andranno a trattare con Gheddafi, con un dittatore pazzesco... Ma stiamo sbagliando la prospettiva. Oggi non c'è un governo in grado di reggere lo Stato in Libia. Non c'è. E non c'è in Tunisia un governo che possa offrire garanzie, perché la Tunisia è appena uscita e ancora fa fatica rispetto alla crisi. Scusate, anche... Con chi ci mettiamo d'accordo? Ma voglio dire... Noi ci siamo impegnati, abbiamo fatto un accordo al G20. Io devo formare 5.000 soldati libici. Ma non sto parlando con lei, nei prossimi mesi, ministro, la Libia lei... Lei all'epoca dei saranno. Fatti era nel partito che trattava con Gheddafi. Mi rivolgo a Vauro e all'onorevole, che l'Italia l'ha risolto una volta questo problema. Per un anno noi sostanzialmente non abbiamo avuto i sbarchi. È ovvio che bisogna trattare col diavolo, certo, perché li facevamo ammazzare da Gheddafi. Ma siete veramente uno spettacolo di umanità commovente. Vai.